Spinal è finalmente arrivato, lo attendevano in tanti, in parte a causa del roster abbastanza striminzito del nuovo Killer Instinct e in parte perché gli sviluppatori avevano promesso che il suo arrivo avrebbe rimescolato notevolmente le carte in tavola. Non si sono smentiti, questo ammasso di ossa è cattivissimo e diverso da tutti gli altri personaggi. Non solo, è forse il combattente più difficile da padroneggiare del titolo e oggi cercheremo di spiegarvi come mai. Partiamo dalle peculiarità del personaggio. Molti di voi non lo sapranno, ma tutti i personaggi di Killer Instinct hanno qualche unicità nella gestione delle combo o delle mosse speciali, e Spinal non fa differenza. Anzi, fa differenza, nel senso che si tratta forse del guerriero più unico del picchiaduro. Tutta la strategia di Spinal ruota attorno alla capacità di generare teschi. Questi sono ottenibili con una presa, completando combinazioni con tanto di finisher o eseguendo una parry speciale chiamata Divora Energia al momento dell'attacco avversario. Senza teschi, lo scheletro non è una minaccia particolarmente pericolosa, ma lasciategliene generare qualcuno e vi metterà in serissima difficoltà. Non solo infatti i teschi gli permettono di scagliare alcune delle fireball più efficaci del gioco, ma sono consumabili anche per potenziare alcune mosse e rendono sicure delle strategie d'attacco che normalmente lo lascerebbero molto scoperto. Partiamo proprio dai proiettili, i Searing Skull. Questi non solo hanno un'area notevole, ma sono pensati per favorire i mix-up, ovvero attacchi capaci di confondere l'avversario poiché provenienti da più direzioni. Consumando un teschio, Spinal può lanciare una fireball bassa, media o addirittura scagliarne una sopra la testa del nemico e arrivare a raggiungere i suoi proiettili con una comoda corsa unica molto rapida, cancellabile peraltro in una mossa speciale. In pratica, lanciate le vostre fireball, inseguitele e poi attaccate il nemico da dove non se lo aspetta. Per favorire questo aspetto caotico e imprevedibile del personaggio, i Double Helix lo hanno addirittura dotato di tre teleport classici e di un dive kick. In parole povere, finché Spinal ha teschi, capire da dove vi colpirà è un dramma. E persino i teleport sono potenziabili con i teschi e annullano il recupero se consumati. Per controbilanciare questa imprevedibilità estrema, i Double Helix hanno dotato il personaggio di normal relativamente scarsine. A parte un ottimo fendente dalla media distanza e dei colpi veloci nella media, Spinal non ha normal dal raggio esagerato o incredibilmente rapide. Punta tutto sulle sue meccaniche speciali, ergo a inizio match e privato dei suoi teschi è in difficoltà. Anche la necessità di variare spesso e continuamente la modalità di assalto rende Spinal un personaggio per esperti. Sfruttare strategie semplici e sicure non basta, bisogna rischiare a inizio partita e accumulare vantaggio. Proprio per questo Spinal ha anche un'altra capacità fastidiosissima, le maledizioni. In pratica concludere le combinazioni con determinate mosse o colpire l'avversario con un Searing Skull può creare un fuoco fatuo giallo o blu. Il blu consuma indicatore ombra, mentre il giallo istinto. L'energia consumata passa direttamente a Spinal, permettendogli di usare mosse Shadow più spesso o di mantenere attiva più a lungo la poderosa modalità istinto, nella quale ovviamente si riempie di teschi ed è un pericolo tremendo. Sono debuff che vanno sfruttati al meglio per mantenere un vantaggio costante durante il match e massimizzare il danno, la cui utilità maggiore risiede nella capacità di limitare l'offensiva nemica, oltre che di migliorare la vostra. Insomma, Spinal è un'aggiunta stratosferica al roster di Killer Instinct, ed effettivamente fa tutto ciò che gli sviluppatori avevano promesso. Il suo stile è fondamentalmente diverso da quello di tutti gli altri guerrieri, richiede notevole ragionamento e pratica ed ha una sferzata a tutto il competitivo online. Difficile dire quanti giocatori sapranno far risuonare le nocche del piratesco non morto sulla faccia dei nemici nei prossimi mesi, ma se le aggiunte a Killer Instinct saranno tutte di questo livello, beh, significa che ci sono ottimi motivi per tenere d'occhio questo picchiaduro molto a lungo.